E oggi c'è una polemica molto forte su quello che ha detto Piero Pelù dal palco del concerto del 1° maggio. Ieri ha attaccato Renzi, un duro attacco, lo ha chiamato Boy Scout dei Ciogelli, ha detto gli 80 euro al mese sono un'elemosina. I maligni insinuano che il cantante fiorentino ce l'abbia col suo ex sindaco perché da quando gli tolse un incarico nell'estate fiorentina. Ma oggi Pelù contrattacca e dice non è vero, Renzi è un bugiardo. Ci spiega tutto Pierluca Terzulli. Non vogliamo elemosine da 80 euro, vogliamo lavoro. Rock e politica al concerto del 1° maggio vanno a braccetto da sempre e gli attacchi ai governi di turno non sono una novità. Quando il palco però viene usato come tribuna per comizi più o meno improvvisati in campagna elettorale si scatena il putiferio. Protagonista assoluto Piero Pelù, cantante fiorentino assai poco affezionato al suo concittadino Renzi. Il non eletto, ovvero sia il Boy Scout di Licio Gelli. In una sorta di par condicio dell'invettiva, Pelù poi dedica uno sberleffo anche a Berlusconi. Giù le mani da Silvio, toghe rosse! Sui social network prendono a girare ricostruzioni che legano al passato la ruggine tra la storica voce dei Litfiba e Renzi. Nel 2007 l'allora sindaco di Firenze Domenici affida a Pietro Pelù, in arte Piero, l'incarico di diventare direttore artistico della rassegna Firenze Estate. Il compenso pattuito ricostruisce l'Agenzia Italia è di 72.000 euro, IVA compresa. Nel 2009 nuove elezioni, Renzi diventa sindaco e nel 2011 assegna la direzione della rassegna gratuitamente al direttore del teatro della Pergola Riccardo Ventrella. Non è vero che Renzi mi abbia cacciato perché chiedevo soldi, chiarisce Pelù. Ho lasciato quell'incarico di mia iniziativa perché non mi piacevano i giochi sporchi che si facevano con il denaro pubblico. Non voglio offendere chi prende stipendi da fame, ma gli 80 euro di Renzi sono una gran trovata preelettorale. Con il suo attacco il rocker fiorentino si guadagna la prima pagina del blog di Grillo, che rilancia la frase contro il presidente del Consiglio. Nello stesso tempo dal PD si leva un coro a difesa del segretario.